Si è svolto lo scorso 13 aprile l'incontro dedicato alla realizzazione dell'impianto di compostaggio previsto nel comune di Castelnuovo Cilento, presenti oltre ai rappresentanti istituzionali anche tecnici specializzati. Stiamo parlando di un sito dove si va a costipare nelle vasche circa 250 tonnellate in attesa di essere lavorate. Per cui gli odori, le macerazioni che ci sono, le perdite di percolato sono notevoli. All'interno del cavernone ci sono comunque 7200 tonnellate in lavorazione. In realtà sì, è altamente pericoloso anche per tanti altri versi. Cioè per cosa? Sanità, questa è la prima cosa. Ci sta il rischio di incendio. D'altra parte il compost è un materiale che è infiammabile e quindi il rischio in fermentazione che questo possa incendiarsi è una delle prime cause con cui i vecchi siti di compostaggio prendono fuoco. Cioè, sulla carta è un sito di 16.000 più 4 più 2.500. Il trattamento dell'aria che loro sostengono è per 30.000 metri cubi o per circa 30, così che l'effettiva capacità è quella dell'aria che si va a trattare, non del materiale che si pone un limite di circolazione. Un'automobile che percorre un'autostrada, limite massimo 110, ma se necessario può percorrere anche a 250, e tanto per chiarire tutto quello che dice attorno a questo dimensionamento. L'altra cosa importante che bisogna sottolineare è che quando si è passato dall'impianto da 20.000 a 16.000 si è aggiunto però che questo impianto può trattare i fanghi di depurazione e può trattare i rifiuti liquidi organici. Ora, che significa trattare? E voi immaginate che cosa è un fango di depurazione? Cioè, sono i fanghi che rimangono negli impianti di depurazione. Il concentrato di tutti i prodotti, anche altamente tossici, detersivi, minerali pesanti e così via, questi li portiamo all'impianto per fare il compost pulito, il compost di qualità, e questo impianto scende di velocità ma aumenta di potenza praticamente. Gli impianti vanno dimensionati alle esigenze di un territorio, a sostenerlo il consigliere regionale Michele Cammarano, presente all'incontro dove si è presentato il progetto per la realizzazione dell'impianto di compostaggio. Per noi del compostaggio ne abbiamo bisogno, serve per chiudere il ciclo dei rifiuti. Quello che noi in qualche modo abbiamo sempre osservato in Regione Campania, abbiamo contestato, è il dimensionamento degli impianti. Ci sono impianti che per le loro caratteristiche possono andare bene in altri territori che sono ben collegati, con le strade che funzionano, dove c'è molta popolazione che conferisce in questi impianti. Fare 10 km a Caserta per dare il servizio a 500.000 abitanti è una cosa, fare 20 km nel Cilento per dare il servizio a 1.000 persone è un altro paio di maniche. Per cui gli impianti vanno in qualche modo dimensionati alle esigenze di un territorio, perciò la nostra proposta era quella sensata di fare tanti piccoli impianti gestiti direttamente dai comuni. Si può fare un impianto gestito da 3-4 comuni, sono piccolissimi impianti che non impattano nulla sul territorio, possono darci un compost di qualità che può essere utilizzato anche in agricoltura e soprattutto può essere controllato direttamente dai cittadini e dal sindaco, che è la cosa, voglio dire, più utile in questo tipo di impianti, dove se magari c'è da cambiare un filtro, c'è da fare qualche cosa, il sindaco può intervenire direttamente, magari non gestito da un privato.